È molto atteso il libro dell'ex sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che si racconterà in L'Aquila 2009, una lezione mancata. Un libro che uscirà il 30 marzo. Verrà presentato dunque in anteprima all'Aquila il 30 marzo, L'Aquila 2009, una lezione mancata. Un libro che racconta i 10 anni post-sisma dell'ex sindaco del capoluogo di regione, Massimo Cialente. Il volume, in uscita con Castelvecchi, è nato a fine 2016, dopo una serie di interviste dell'ex primo cittadino con la giornalista del Messaggero Antonella Calcagni. Cialente ha sempre detto che all'inizio aveva deciso di non pubblicare il volume, ma poi ci sono state diverse insistenze e così ha deciso, anche alla luce di quello che sta succedendo nel post-sisma in Centro Italia, di fare questa pubblicazione. In un volume molto ricco, Massimo Cialente racconta gli anni difficili dell'Aquila, la politica, la gestione del post-sisma e anche una serie di riflessioni sulla città. Un Cialente a tutto tondo poi, anche nell'intervista rilasciata allo Stato delle Cose. Non abbiamo imparato niente perché dopo L'Aquila c'è stato il 2012 in Emilia, il 2016 ad Amatrice, il 2017 a Campotosto e l'unica cosa che sappiamo è che i terremoti sono eventi naturali periodici. Non si scappa. Disincanto e amarezza nel bilancio che non senza rimpianti l'ex primo cittadino traccia nel decennale del sisma. È una lunga intervista quella che Cialente ha rilasciato allo giornalista Federica Thorn per l'Osservatorio Permanente sul Doposisma Lo Stato delle Cose, e tale doveva essere perché 10 anni di storia di una comunità, di una città, di un territorio che portano ancora le cicatrici del terremoto non si possono liquidare in 2 parole. Ho perso alcune battaglie, ha detto Cialente, riconoscendo anche gli errori fatti. Ho chiesto di accelerare i lavori pubblici, ma col nuovo governo c'è stato un rallentamento. Ho lasciato una città che si stava rialzando e che ora invece è ferma. Non manca un auspicio: vorrei che il decennale dell'Aquila fosse un'occasione per una vera condivisione nazionale di tutto quello che abbiamo visto dopo i terremoti di questi anni.